Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi, che è il caso della più giovane mai condannata a morte negli Stati Uniti. Per la storia di oggi ci troviamo a Knoxville, in Tennessee, una città di circa 200.000 abitanti. Nel corso degli anni questa città ha avuto diverse difficoltà economiche, parliamo proprio di storia, anni 60, 50, eccetera, principalmente per il fatto che è una città molto isolata da altre piccole città. E per questo motivo negli anni 60 aprirono una sede della Job Corps, che è un programma statale che offre gratuitamente corsi di vario tipo, principalmente di stampo professionale, per aiutare proprio giovani compresi tra i 16 anni e i 24 a insomma instaurarsi nel mondo del lavoro. E questa iniziativa, cioè questo programma in generale, la Job Corps, è un programma che ha avuto molto successo negli Stati Uniti, infatti è attivo tuttora. In particolare però la sede di Knoxville non ha avuto una storia felice, infatti è stata chiusa pochi anni dopo il caso di cui vi sto parlando, per vari motivi. In primo luogo, all'interno delle sue classi venivano spesso organizzati vari crimini tra spaccio, rapine organizzate e cose del genere. Infatti tant'è che da quando l'hanno chiusa a fine 1995, il tasso di criminalità di Knoxville è sceso, si è tipo dimezzato. Il secondo motivo per cui questa sede venne chiusa fu proprio il caso di oggi, che sicuramente non dipinse molto bene questa struttura. E questo fu un caso che scosse molto non solo gli abitanti di Knoxville, ma anche tutti gli Stati Uniti. Il 13 gennaio del 1995, intorno alle 8:30 di mattina, una coppia sposata stava facendo jogging in un parco di Knoxville. L'area del parco che stavano percorrendo era praticamente fuori città, era nella periferia ed era molto isolata, soprattutto per il fatto che c'era una fitta vegetazione, quindi quella zona in particolare era molto coperta anche alla vista da altre strade. Ad un certo punto, mentre stavano percorrendo questa stradina, videro in centro a questa strada quello che era inconfondibilmente sangue. Da questa pozza in mezzo alla stradina c'erano delle tracce di sangue che proseguivano verso il bosco. La coppia pensò che magari si trattasse di qualche animale in difficoltà. Ovviamente quel bosco era pieno di animali selvatici, quindi poteva effettivamente essere plausibile. Decisero di seguire queste tracce di sangue che purtroppo portarono al corpo di una ragazza. I due signori, ovviamente terrorizzati, uscirono dal bosco e contattarono la polizia. La scena del crimine era veramente un macello, era evidente che ci fosse stata una lotta, probabilmente anche abbastanza lunga, infatti c'erano segni sul terreno, nel fango, di strisciate, terreno magari tirato in su, insomma era evidente che ci fosse stata una colluttazione. C'erano inoltre due punti in realtà in cui c'era una grande quantità di sangue: il punto in cui venne trovato il corpo, ovviamente, e quella zona vicino al sentiero che stavano percorrendo i due signori. Quindi era evidente che l'aggressione era iniziata in centro nel sentiero, poi la ragazza doveva essere stata trascinata fino a quel punto dove l'aggressione aveva raggiunto, diciamo, il culmine. La vittima era nuda dalla vita in su, sul petto e sulle braccia c'erano un sacco di tagli. La cosa ovviamente che saltò subito all'occhio è che questi tagli sul petto erano stati fatti a formare un pentagramma, sapete, la classica stella, penso quella che viene associata al satanismo. Il viso era stato mutilato e in più la ragazza aveva la faccia completamente spaccata. Era stato evidentemente utilizzato un grosso masso che trovarono proprio lì di fianco. E dall'autopsia venne fuori che la causa del decesso era stato proprio quell'ultimo colpo alla testa. Dalla scena mancavano ovviamente i vestiti, come vi ho detto la ragazza era nuda dalla vita in su, e poi mancavano gli effetti personali della ragazza, non c'erano documenti, non aveva un portafoglio, delle chiavi, insomma le cose con cui una persona solitamente esce di casa. Nonostante l'assenza, l'evidente assenza di documenti, quindi anche di modi per identificare la ragazza,
capirono molto in fretta chi fosse. Questo perché c'erano già delle persone che stavano cercando quella ragazza dalla sera prima. Si trattava di Colleen Slemmer, una ragazza di 18 anni. Colleen arrivava da una famiglia estremamente povera, in grave difficoltà economica, aveva aderito da qualche anno al programma della Job Corps, dove studiava per diventare un assistente di laboratorio. Alla Job Corps non tutti gli studenti, ma tutti quelli che ne avevano, diciamo, l'esigenza per questioni economiche, oppure che arrivavano da fuori, da un'altra città, un altro stato, potevano vivere all'interno di questa struttura dove si svolgevano i corsi, insomma, i corsi di studio professionali. C'era infatti un'ala di questa struttura che era riservata proprio ai dormitori. Potevi fare domanda, venivi assegnato o assegnata ad una stanza e l'unica regola, anzi le uniche due regole alle quali ti dovevi sottoporre era un coprifuoco, non si poteva tornare più tardi delle 11 e poi dovevi praticamente segnare, firmare un foglio all'ingresso o all'uscita del dormitorio ogni volta che volevi uscire o rientrare. E questa ragazza, Colleen, era proprio una di queste persone che usufruiva del servizio, quindi viveva a tempo pieno nel dormitorio. E proprio per il fatto che c'era questo coprifuoco, ogni sera delle persone, insomma dei responsabili del reparto, facevano una sorta di appello, una sorta di lista delle persone che erano rientrate nel dormitorio e persone che non erano ancora rientrate. E si erano accorti proprio così del fatto che la ragazza non era tornata a casa e avevano allertato le autorità. The brutal murder of 19-year-old Colleen Slemmer created fear and speculation among students and staff Friday. Knoxville police quickly dispelled any myths about the case with a break in their investigation. The victim's partially dressed body was found in this brushy area Friday morning. An autopsy confirmed she was slashed repeatedly with a meat cleaver and some other small cutting device, perhaps a razor blade or box opener. Authorities say she was then beaten over the head with a large chunk of asphalt from this pipe. La prima cosa che fece la polizia ovviamente fu quella di recarsi alla Job Corps, sia per parlare con tutte le persone, gli amici insomma che conoscevano Colleen, sia per il fatto che, come vi dicevo, ogni volta che una persona entrava o usciva doveva firmare un foglio, di conseguenza guardando quel registro sarebbero stati in grado di fare una sorta di finestra di tempo durante la quale ovviamente qualcuno aveva ucciso Colleen. E prima ancora di riuscire ad interrogare tutti gli amici di Colleen arrivò una segnalazione alla polizia da parte di una signora che era la madre di una studentessa della Job Corps. Questa signora disse alla polizia di aver appena parlato con sua figlia, che le aveva detto di sapere cosa fosse accaduto a questa ragazza. La figlia l'aveva implorata di non contattare la polizia, ma fortunatamente questa signora decise di farlo. La polizia riuscì a identificare questa ragazza, era una ragazza di nome Kim e aveva 17 anni. Come avevano immaginato, questa ragazza non voleva parlare con la polizia, era evidente terrorizzata, piangeva, aveva paura per la propria incolumità. Dopo diversi tentativi la polizia le promise una protezione totale dopo che avesse detto appunto questa cosa, quindi finalmente Kim decise di parlare. Disse che la sera prima aveva visto una sua amica Krista Pike insieme al suo fidanzato Daryl Shipp, una sua amica di nome Shadolla Peterson e Colleen uscire dal dormitorio intorno alle 20. Li aveva visti tornare tutti alcune ore dopo, tutti eccetto Colleen. La sera stessa Krista, prima di mettersi a letto, era andata da lei e le aveva detto di aver ucciso Colleen. La ragazza sembrava sotto l'effetto di qualche sostanza, rideva istericamente, ballava, diceva cose senza senso, quindi Kim pensò semplicemente che la sua amica fosse sotto l'effetto di qualche sostanza, non era una situazione nuova. Adesso vi racconterò poi la storia di Krista, ma era una ragazza che aveva avuto grossi problemi di dipendenza da delle sostanze stupefacenti. Quindi Kim cercò semplicemente di tranquillizzarla, di farla andare a dormire, ma non pensò che potesse essere vero quello che le stava dicendo. Fino a quando la mattina dopo Krista le chiese se volesse vedere un souvenir, lo dico tra virgolette, insomma con le dita, perché cioè lo definì proprio così Krista, un souvenir di quello che aveva fatto la sera precedente. Anche qui Kim pensò semplicemente si trattasse di qualche tipo di droga, niente di strano, quindi le disse sì, e Krista tirò fuori dalla tasca della sua giacca quello che sembrava un pezzo di carne, e non un pezzo di carne tipo una cotoletta, qualcosa di cotto, era carne cruda, cioè sangue, insomma. Quindi questa visione scioccò talmente tanto Kim che capì che quelle parole che aveva detto la sera prima non erano state dette così. Di conseguenza rimase talmente tanto terrorizzata che decise di non dire niente a nessuno, fino a più tardi quando chiamò sua madre, che poi chiamò
chiamò la polizia. In effetti, dopo questa testimonianza, la polizia controllò il registro, quello delle uscite e delle entrate, ed effettivamente sia Krista che Daryl, che Shadolla, che Colleen erano usciti tutti alla stessa ora, quindi presumibilmente insieme. E prima di continuare con questo caso, facciamo un passo indietro e vi presento un attimino queste altre persone che vengono citate da Kim. Krista Pike era nata nel 1976 in Virginia e non aveva avuto un'infanzia per niente serena. Sua madre era una tossicodipendente e il padre, diciamo del padre non c'è molto da dire perché non era per niente presente, non si sa bene cosa facesse, con chi, se fosse anche lui un tossicodipendente, fatto sta che non fu per niente presente nella vita di Krista. Di conseguenza la bambina viene cresciuta dalla nonna materna, che la crebbe nel migliore dei modi, tutto quello di cui, diciamo, ha bisogno un bambino per crescere serenamente. Tutto ciò fino ai 12 anni, quando purtroppo la nonna di Krista morì. Non avendo più una persona che si occupasse di lei, Krista tornò a vivere con sua madre, che non aveva per niente risolto i suoi problemi di dipendenza, anzi, se possibile, erano diventati ancora peggio. E fu proprio sua madre che introdusse la figlia alle droghe. Io non so come sia possibile, comunque introdusse sua figlia alle droghe all'età di soli 13 anni. Quindi ovviamente, poi soprattutto magari con la maturità di 13 anni, si può combattere contro l'indipendenza ancora meno che magari una persona adulta. Quindi questa ragazzina cadde in un continuo di dipendenze di vario tipo, di varie sostanze, non frequentò più la scuola, venne espulsa, finì in guai con la legge, fece un sacco di rapine, insomma iniziò a fare la vita che sua madre faceva ormai da chissà quanti anni. A 16 anni Krista decise di voler fare qualcosa di meglio nella sua vita di quello che stava facendo fino a quel punto, quindi decise di entrare nel programma della Job Corps. Una volta accettata da questo programma, Krista si trasferì appunto a Knoxville, dove iniziò a studiare come infermiera. A quanto pare però, secondo appunto altre persone che erano lì, i suoi amici eccetera, Krista non era proprio convinta di questa nuova strada. In più, purtroppo le dipendenze non si sconfiggono da un giorno all'altro, quindi in realtà anche alla Job Corps questa ragazza faceva uso di diverse droghe, motivo per il quale prima vi ho detto che Kim non si stupì del fatto che la ragazza fosse in uno stato mentale un po' alterato. Qui incontrò anche un ragazzo di nome Daryl Shipp, che aveva 2 anni in più di lei e con il quale iniziò una relazione. Anche Daryl aveva un passato turbolento, aveva lasciato la scuola a 13 anni, era entrato a far parte di, insomma, nel sistema della criminalità organizzata. A 16 anni anche lui aveva deciso di voler far di più nella sua vita e si era applicato appunto alla Job Corps. Aveva iniziato a studiare qui e aveva l'obiettivo di diventare un cuoco, stava studiando scienze culinarie. I due avevano una relazione un po' tossica, nel senso che soprattutto Krista era ossessionata da questo ragazzo, facevano tutto insieme, sempre insieme, insomma era diventata anche non solo molto possessiva, anche molto gelosa, insomma non si era creata una buona dinamica tra i due. E fu in questo contesto che entrambi, sia Krista che Daryl, conobbero un'altra ragazza che faceva parte della Job Corps, che si chiamava Shadolla. Anche Shadolla aveva lo stesso loro background, aveva passato una brutta infanzia ed era finita anche lei lì per cambiare vita. Questa ragazza introdusse la coppia al satanismo. A quanto pare in questa struttura, alla Job Corps, c'erano un gruppo di ragazzi che si definivano satanisti. Adesso so molto bene che il satanismo, quello vero tra virgolette, è un'altra cosa rispetto a quello che solitamente si raffigura magari in TV o nelle serie televisive. Fatto sta che non so bene se questo gruppo di persone che si definivano satanisti praticassero il satanismo, insomma, puro tra virgolette come effettivo, o se facessero un po' di casini. Fatto sta che tutti e tre, quindi Shadolla, Krista e Daryl, diventarono satanisti, o quantomeno iniziarono a frequentare queste persone che dicevano di essere satanisti, e insieme a loro partecipavano a diversi rituali, diverse preghiere eccetera. Al secondo anno di studi Krista conobbe Colleen. All'inizio le due erano più o meno amiche, dormivano nello stesso dormitorio, avevano anche frequentato dei corsi insieme, insomma non erano diventate migliori amiche, però erano assolutamente cordiali conoscenti. Fino a quando, per un motivo che nessuno in realtà si spiega, perché gli amici di Colleen negano che fosse accaduto qualcosa del genere, ma Krista si convinse al 100% che Colleen fosse innamorata e ci provasse con il suo fidanzato Daryl. E come vi dicevo, probabilmente
è una di quelle paranoie, insomma, fatte da una persona ossessiva e gelosissima di un'altra persona, perché nessuno, secondo nessun altro, Colleen ci stava provando con Daryl. Da quel momento in poi Krista aveva iniziato ad odiare, ma proprio ad odiare profondamente Colleen, a parlare sempre malissimo di lei, a cercare di farla, insomma, finire nei guai con le cose del dormitorio. Iniziò a dire sempre più spesso a tutti i suoi amici di volerla uccidere. Tutti gli amici che confermarono il fatto che Krista avesse detto più di una volta di voler uccidere Colleen, dissero però che lo aveva detto in un modo che sembrava, tra virgolette, un modo di dire, cioè non è sicuramente un modo di dire positivo, però capita ogni volta tipo, ah, la ucciderei proprio, cioè insomma quando si è magari un po', non nel senso di ucciderla, ma per esprimere della rabbia nei confronti di una persona. Nessuno l'aveva presa seriamente, sembrava un modo così di dire, sicuramente non molto carino e molto violento, però niente di serio. Quindi ovviamente con tutte queste informazioni la polizia decise di interrogare Krista, che all'inizio negò qualsiasi tipo di coinvolgimento con la vicenda, ma non lo negò in maniera molto convincente, tipo a un certo punto disse addirittura di non conoscere Colleen, cosa che non era assolutamente vera. Dopo ore di interrogatorio e di pressione da parte della polizia, questa ragazza confessò. Adesso vi racconterò questa confessione con l'aiuto anche di alcuni audio di questo interrogatorio che ho trovato. Vi avviso, non è un racconto per deboli di cuore, è qualcosa di molto grafico. Adesso io ovviamente non potrò dirlo o far sentire tutte le cose, insomma, che disse lei e i modi in cui li descrisse per questioni di YouTube, perché come sapete c'ho molti problemi con queste storie YouTube. Vi avviso che già come ve lo racconterò io, insomma, sarà qualcosa di pesante da digerire. Krista raccontò alla polizia di aver convinto Colleen a fare pace dopo un sacco di litigi, insomma, sul fatto che secondo lei ci provava con Daryl e cose del genere. Quindi l'aveva convinta quella sera del 12 gennaio ad uscire con lei ed alcuni amici per fumare della marijuana. Il suo intento invece, come potete immaginare, non era quello. Vi dico già che nella confessione lei dirà che in realtà il suo intento non era quello di ucciderla, ma era quello semplicemente di spaventarla. Secondo altre testimonianze poi probabilmente verrà fuori che non era proprio così. Comunque ci arriveremo dopo. Quindi Krista insieme al suo fidanzato Shadolla e Colleen erano usciti dalla Job Corps e si erano avviati appunto nel parco con l'intento, o almeno l'intento esplicito, di fumare della marijuana. Una volta arrivati nel punto, quello in cui troveranno le prime tracce di sangue, quei due signori che erano andati a fare jogging l'attaccarono. L'attaccarono in tre, tutti e tre, Shadolla, Daryl e Krista. Krista si era portata da casa un cutter, sapete quelli, insomma, quelli che vengono fuori così, quindi l'unica arma che verrà usata su di lei, eccetto le mani, insomma, e la pietra che verrà poi trovata sulla scena del crimine, sarà questo cutter. Per quasi un'ora, ok, per l'ora successiva, questi tre ragazzi la torturarono in qualsiasi tipo di maniera, la spogliarono, utilizzarono quel cutter per tagliarla sulle braccia, sulla pancia, per disegnare quella stella, quel pentagramma che viene poi ritrovato appunto sul suo corpo, e utilizzarono anche il cutter sul suo viso. Secondo quanto raccontato da Krista, Colleen si lamentò ovviamente durante tutto questo processo, implorò loro di smetterla, loro continuarono, c'era appunto Shadolla che la teneva ferma e anche Daryl, anche se poi era una cosa diversa, comunque secondo la prima ricostruzione questo è quello che accadde, mentre Krista fu la persona effettiva
visiva che inflisse le ferite. Dopo un'ora di queste torture, evidentemente soddisfatta della sofferenza che aveva causato a Colleen, Krista prese un masso che aveva trovato lì vicino e la colpì alla testa. Come vi dicevo già, insomma, nella descrizione della scena del crimine, Colleen aveva la testa completamente spaccata e quel pezzo di carne che mostrò a Kim era proprio un pezzo della testa, sostanzialmente, che Krista volle prendere come souvenir, come ricordo di quella sera. La polizia, tra l'altro, portò Krista sulla scena del crimine per farle ricostruire l'accaduto proprio punto per punto, e la ragazza fu in grado, tra l'altro, di portarla a recuperare tutti gli oggetti che mancavano dalla scena, quindi i vestiti della ragazza, il portafoglio e i documenti. Per quanto riguarda gli altri due colpevoli, Daryl confermò, diciamo quasi al 100%, la versione di Krista, anche se disse di averla aiutata, cioè di aver disegnato più o meno la metà di quel pentagramma sul petto. Shadolla invece raccontò qualcosa che andava probabilmente a dimostrare l'intenzionalità della cosa, perché, come vi avevo detto prima, Krista aveva detto che il suo intento era solo quello di spaventarla, di picchiarla un po', non di ucciderla. Ma Shadolla disse che alcuni giorni prima Krista era andata da lei e le aveva chiesto se volesse partecipare ad un rito satanista che sarebbe culminato in un sacrificio umano. La ragazza accettò, quindi insomma anche lei partecipò a questa cosa con la piena consapevolezza di quello che stava per accadere, ma ovviamente questa cosa evidenzia il fatto che c'era premeditazione, ovviamente, cioè non era come aveva raccontato prima Krista, che voleva solo spaventarle e poi le cose le erano sfuggite di mano. Nel marzo del 1996 iniziarono i processi, furono processi molto brevi, non c'era molto di cui discutere, cioè non c'era nessun dubbio che fossero stati loro. Dopo solo 2 ore di dibattito, la giuria condannò Krista alla pena capitale. E Krista fu al tempo ed è tuttora la ragazza più giovane ad essere mai stata condannata a morte negli Stati Uniti. 2 giorni dopo questa sentenza, la sentenza della sua condanna a morte, Krista mandò una lettera a Daryl. Scrisse delle cose un po' particolari, ve le leggo perché c'è tutta la trascrizione. Ciao amore, voglio solo dirti che ti amo un sacco. Mi rimangono solo 10 mesi di vita e spenderei ogni singolo momento con te se potessi. Ti prego, scrivimi, mi manchi tanto. Hai visto cosa mi è capitato solo per essere stato gentile con una troia? Le ho spaccato la testa in modo che non soffrisse come un cane, invece che lasciarla sanguinare fino alla morte. E loro cosa fanno? Mi friggono sulla sedia elettrica. Non è assurdo? E questo, secondo me, insomma, dice molto del suo stato mentale dell'epoca. Daryl viene condannato all'ergastolo con l'obbligo di scontare almeno 25 anni prima della libertà condizionale, mentre Shadolla si prese solo 6 anni, questo perché venne valutata come se fosse stata praticamente manipolata da Krista e Daryl a farlo. Ma la storia però non finisce qui, non finisce qua assolutamente. I'm 22 years old and this is it for me. And there's just so much more that I wanted to do with my life. And be sitting in a room by myself 23 hours a day. I should be out going to school or working and having fun with my friends. That's my mom and my stepdad. My cat Tigger, I just love him. I love my dog, Ed. These are the only kind of stuffed animals we can have because we can't have the ones that are stuffed with things in them. They think we might hide something in there. Well, breakfast is at about 6:30. Then I get up when it's time to go outside and exercise. Come back in and go to the shower. Come back and I'm in here for the rest of the day until I go outside tomorrow. Krista negli anni successivi fece appello, poi cambio idea, non fece più appello, poi fece appello di nuovo, poi non fece più appello. Poi chiese, cosa incomprensibile, non so bene perché lo fece, ma chiese alla giuria di accelerare la sua, insomma, la data della sua condanna a morte, perché non so se lo sapete, comunque in America si condannano a morte, ma in moltissimi casi passano
decenni, ventenni, prima che questa pena di morte venga effettivamente esercitata, cioè nel senso che uccidano effettivamente questo detenuto. Infatti in moltissimi casi, nella maggior parte dei casi, in realtà i detenuti finiscono con il morire di cause naturali in prigione. Nel 2001 Krista tentò di uccidere un'altra detenuta, una sua compagna di cella, cercando di strangolarla, e nel 2012 più recentemente addirittura ha tentato di scappare di prigione e c'era quasi riuscita, nel senso che viene bloccata dalla polizia proprio a tanto così dall'uscire dalla prigione. Non sono stati bene rivelati i dettagli di come abbia fatto a scappare, cioè la dinamica di questo tentativo di fuga. Attualmente Krista è ancora in prigione, non è stata ancora fissata una data per la sua esecuzione e rimane l'unica donna in attesa della sua pena di morte in tutto il Tennessee. Oggi ha 49 anni e continua a dire di meritarsi di rimanere in prigione per tutta la vita, ma di non meritarsi una pena di morte per l'azione di altre due persone, non solo per le sue azioni. Il caso di oggi finisce così, c'è tanto da digerire, è un caso molto particolare. Tra l'altro al tempo aveva fatto anche molto, tra virgolette, scalpore come notizia, perché in molti la chiamavano l'assassina con la faccia da bambino, tradotto in italiano un po' grossolanamente, diciamo così, per il fatto che sembrava davvero una ragazzina. Cioè, se la vedete appunto negli anni in cui aveva 17-18 anni, sembrava davvero una ragazzina, aveva la faccia pulita, non ti saresti mai aspettato una crudeltà del genere da una persona così, e questo ci insegna di non giudicare i libri dalla copertina. Per il caso di oggi era tutto, come al solito se volete sostenere il canale iscrivetevi, lasciate un mi piace, un commento, eccetera, le solite cose, seguitemi su Instagram o su TikTok. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con il prossimo video.